l'ora del tramonto, siamo a maggio. Percorro lo stradone lungo il periplo del quartiere Terra, Città Bianca, Casbah di Ostuni. C'è una luce tenue eppure intensa che esalta il bianco dei muri che la rimandano bene, con le persianine verdi, niente anticolore, qualche balconcino. In lontananza ci sono tre ragazze che chiacchierano dei fatti loro, questioni afferenti ai loro professori, problemi della loro età, insomma. Quante volte ho percorso questa strada nella mia infanzia e nella mia adolescenza di notte, in preda ai turbamenti propri di quell'età, in preda ai pensieri su cosa fare della propria vita, su cosa fare del futuro. È un problema che non si pone più, perché ho deciso di vivere nel presente continuo. Il futuro può essere meglio del passato. La chiesa della stella. Ed ecco la marina che si staglia verso il mare, azzurro cristallino, con il bubbone cancrenoso della zona industriale che spunta in mezzo ad ulivi secolari, come se avere una zona industriale rendesse questa cittadina più civile, non invece più inquinata, piena di cemento. Non sanno fare altro che usare il cemento per lo sviluppo, hanno anche le teste ormai di cemento. Nell'era dell'informatica non si fa altro che usare il cemento, quando un semplice portatile con 4-5 transazioni può creare ricchezza a costo zero e a impatto sotto zero. Il sole tramonta all'orizzonte, sulla cresta della Murgia, anch'essa attaccata piano piano da un proprio cementizio.